Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Non preoccupatevi di nulla. Chiedete e vi sarà dato. Sono gli slogan che utilizzano con termini più moderni le multinazionali quando devono vedere o presentare un prodotto. Non so voi, ma a volte rimango veramente attonita di fronte alle belle pubblicità confezionate con una tale maestria che crederci è quasi una conseguenza ovvia. Per le strade polverose verso Gerusalemme anche Gesù ha pronunciato queste parole, presentandole non tanto come slogan pubblicitari quanto come stili di vita. Non preoccuparsi per una situazione da risolvere non significa riporre il problema nel cassetto ed essere convinti che con un miracolo si risolva tutto. Il testo vuole sottolineare ancora una volta un modello nuovo di vita, un nuovo metodo di pensiero. La preoccupazione chiude ogni finestra, blocca il movimento mentale. L'aria diventa satura del gas mortale dell'ansia, della trepidazione, della paura. Perché questo invito accorato di Paolo e prima appassionato di Gesù? Perché c'è un ma. Fai conoscere le tue richieste a Dio. Mentre vi parlo, mi scorrono nella mente le immagini di un uomo che pur nascendo con una grande limitazione fisica, fa tutto quello che non faccio io. Uno dei suoi video è intitolato Il coraggio di vivere perché sono amato da Dio. Sto parlando di Nick Vujicic. Forse la promessa è talmente grande che le mie parole non potrebbero raggiungere il vostro cuore o la vostra mente come potrebbe farlo Nick. Per questo scelgo la sua immagine, la sua esperienza di vita che dice così. Così scelsi di smetterla di arrabbiarmi con Dio e cominciai a ringraziarlo per quello che avevo. Compresi che non aveva senso essere completi fuori quando dentro si era incompleti. Compresi che Dio può guarirti anche non cambiando le circostanze in cui ti trovi. Anche se Dio non ti risponde con un miracolo, tu sei comunque già un miracolo di Dio per la salvezza di qualcun altro. Io ringrazio Dio per non avermi risposto quando lo supplicavo di avere gambe e braccia perché sono diventato uno strumento nelle sue mani in tutto il mondo.